Sketchmate quest'anno per la seconda edizione ha scelto di spostare la zona di intervento urbano da quella che era una vecchia scuola abbandonata ad il più grande forse complesso industriale che abbiamo nella cittadina di Chieri, l'ex cotonificio Tabasso. Abbiamo deciso quindi di svecchiare questo stabilimento e darlo in mano agli artisti per poterlo poi ridare in mano alla cittadinanza. Quindi rendere uno spazio fino all'altro ieri inutilizzato un museo a cielo aperto. Abbiamo chiamato gente da Bolzano, da Perugia, Roma, Genova, abbiamo chiamato un nostro vecchio caro amico che oramai è londinese adottato, insomma abbiamo fatto sì che si creasse una nuova famiglia, non fosse solo quella degli artisti che già conoscevamo e con i quali abbiamo a che fare durante l'anno. Ho deciso di prendere un muro dove c'era una specie di cascata di erba, muschio e acqua, perché trovavo interessante l'interagire con le due cose. Esperienze come queste di jam in giro per l'Italia, l'Europa, insomma, sono, almeno per il mio percorso, sono una cosa che molto profonda, diciamo, perché comunque dà la possibilità di girare, prima di tutto conoscere un sacco di gente, dipingere in posti nuovi e su pareti grandi, che comunque non è sempre possibile stando nella propria città, e soprattutto trovare un sacco di altre persone che dipingono e fare un vero e proprio scambio, un interscambio sia umano che artistico con altre persone, altri artisti, altri writer. La prima volta che partecipo come artista a Sketchmate. Ci siamo incontrati, ho conosciuto appunto grazie a lui questo fantastico e grande mondo della street art. Sono superfici diverse sulla quale lavori, quindi puoi dare già un'idea più grande, puoi lavorare su un muro e metterci qualcosa di più che su una tela. La nave ha, diciamo, un approccio più diciamo, meno accademico e più urbano, tratti più sporchi, maggiori colature. Invece la bambina, questa giovane fata, diciamo, ha linee più nette, con colori maggiormente sfumati. Use this wall because of the size. It was very interesting to have a big sized wall. Also more or less standing alone, I prefer that pretty much, so. I love it, when you get invitation to such events, to paint big walls like this is always an honor to be here. The people are very nice and very good, it seems to me, very good connected to each other, they also with the tech lab. The thing they do and trying to build up, it's very nice. So this is the first time I met people like the guys from Sketchmate and I think Pachanka and Tech Lab. All these people are more or less the same
I don't know if it's 20 or 30 people, but they are connected together and trying to do something. That's pretty good. So I think that's it should be in other cities too. But this is the first I recognized like this. Yeah, it's pretty nice that you should keep up the good work. Quest'anno abbiamo partecipato di nuovo a Sketchmate come l'anno scorso, abbiamo deciso di metterci alla prova con un anamorfismo molto più grosso rispetto al solito, molto più difficile, insomma una novità. Questa volta abbiamo due punti di vista, l'uno opposto all'altro, abbiamo utilizzato dei colori particolari che rendono ancora più impattante questo lavoro se visto con degli occhialetti 3D. Cioè, questo muro ci ha permesso di realizzare questo progetto senza l'ausilio della tecnologia, quindi abbiamo utilizzato solamente dei calcoli e delle linee di gesso per tirare. In questo caso si tratta di una superficie unica, per cui è stato un pochettino più facile da realizzare. Però la progettazione, lo studio, la realizzazione è stata tutta realizzata a mano, senza proiettore, senza nessun altro aiuto, tutta geometria. Il nostro lavoro qui a Sketchmate quest'anno è stato quello di inaugurare un po' le danze. Siamo stati i primi artisti a essere chiamati in occasione dell'inaugurazione e abbiamo avuto un'altra location rispetto agli altri. Diciamo che essendo tre artisti che alla fine come genere pittorico si avvicinano tra di loro, e abbiamo deciso di intraprendere la tematica degli animali. Diciamo che la struttura del Pacianca, fatta più o meno di muri tutti uguali modulari, è stata comoda da sfruttare. Ognuno di noi si è preso una parete e, appunto, seguendo una tematica comune, quella degli animali, si è potuto esprimere nella maniera più consona al proprio stile. Abbiamo deciso invece di collaborare, nel senso che ci siamo divisi un braccio meccanico, però abbiamo realizzato due pareti separate. Nel mio caso ho scelto una delle pareti forse un po' più difficili all'interno della scelta che ci poteva essere, per la presenza di macerie, di detriti sotto il muro. Ho scelto proprio quella situazione perché volevo cercare di integrare il mio lavoro con una situazione di decadenza. Io invece ho scelto la torretta, quella di fianco al muro di Dome, una parete che ho trovato molto interessante perché è di un edificio particolare, quindi con tutto un mattonato di fianco e sopra, e poi la parte centrale tutta in vetro. Nel 2005 diamo vita a questa crew, a Hieros, è un connubio di parole tra aerosol e hero. Arrivare qua in Italia è la cosa più bella, perché sono le connessioni con le persone che tengono vive questo gruppo. Ognuno di noi è molto distante anche a livello proprio lavorativo, abbiamo impegni, viviamo in regioni differenti, a volte in nazioni differenti, ma la crew va avanti nel tempo e eventi come questo la consolidano ogni volta di più. Era quasi un anno che non ci trovavamo più a dipingere perché insomma non ho avuto l'occasione, e quindi insomma è stata anche una grande opportunità per ritrovarci.
Speak, Worm, Salume, Edgeon, poi manca RCK e Tech. L'arte dovrebbe ritornare un po' alla gente, dovrebbe tornare ad essere un po' più praticata, non soltanto esposta, diciamo. Quindi l'Italia, bene o male, è sempre stato uno stato, lo stato dell'arte, diciamo la nazione dell'arte in qualche modo, però si riferisce soltanto al passato, forse sarebbe il caso di rimodernizzare anche. Salve a tutti, siamo alla BDS Crew di Genova, al completo abbiamo Giovanni, abbiamo Paolino, abbiamo Alessandro, Massimo che è afono, comunque salutate, e io sono Alfo. Lavoro un po' impegnativo, cioè riproporre la tavola periodica degli elementi sul muro come sfondo, e poi abbiamo messo i soliti lettering e abbiamo messo uno scienziato che ha fatto Paolo, che è quello che più si prodiga nel fare figurativo tra di noi. Invece è Pacianca e i ragazzi di Pacianca vorremmo ringraziarli. Hai avuto modo di conoscerli. Vorremmo ringraziarli tutti, sono stati veramente super ospitali, super cordiali, dei veri amici si può dire. Comunque siamo arrivati da Genova, abbiamo dipinto il primo giorno, siamo arrivati a casa, abbiamo trovato una doccia calda, un piatto di pasta pronto, un posto dove dormire, cioè un posto dove stare. Un po' proprio a casa, siamo proprio... Stare proprio a casa. Benissimo.